attività, ci sono le attività in core che sono le arti visive, le arti performative, quindi spettacoli dal vivo e quant'altro. Poi abbiamo le industrie culturali che riguardano l'editoria, comprese le sue declinazioni multimediali, quindi musica, radiofonia e quant'altro, televisione, cinema, digitale. E poi abbiamo l'industria creativa, quindi l'architettura, pubblicità di moda, design. Nelle sue varie forme e declinazioni, che sono i tre cardini sui quali anche le nostre attività al Forum europeo sull'impresa culturale e creativa, che si svolgerà a Cosenza, noi no, ci atterremo a questi tre filoni che sono anche le linee europee di indirizzo in questo contesto. Volevo fare concludere questa mia presentazione, il contributo che verrà da molti partecipanti alla nostra iniziativa, e sarà importante perché metteremo insieme tutte le persone, gli attori principali, sia del mondo della cultura, della politica, della burocrazia, perché senza la burocrazia, senza una burocrazia che ci aiuta, è difficile portare avanti. Volevo dare alcuni dati. L'Italia è dotata di un primato indiscusso dal punto di vista culturale, storico e artistico, e quindi ad alto tasso di creatività, ha un potenziale identitario che rappresenta un volano forte per la crescita e lo sviluppo del Paese, quindi la cultura come un volano molto forte. Al sistema culturale e creativo si deve infatti il 6% della ricchezza nazionale. Non dimentichiamo che il 6% della ricchezza nazionale dipende appunto dal sistema culturale italiano, pari a circa 90 miliardi di euro. Risorse a cui va aggiunto l'ulteriore effetto moltiplicatore che il sistema è in grado di produrre sul resto dell'economia, per un totale complessivo pari a circa 250 miliardi di euro, dando lavoro a più di 1,5 milioni di persone. Questa è la grande industria della cultura italiana. Ma intorno a questo c'è tutto un mondo che non riesce ad accedere al credito, soprattutto le nuove generazioni di italiani che hanno, no, alle spalle una struttura di questo tipo, hanno un patrimonio di questo tipo, ma hanno davanti l'impossibilità di guardare a questo settore come una risorsa e un obiettivo da. Quindi noi offriremo delle linee, offriremo dei momenti, delle strade per le nuove start-up, per le nuove imprese, con dei prodotti finanziari che tramite il microcredito possono essere offerti alle nuove imprese culturali. Quindi adesso vorrei chiedere al sindaco di fare le sue valutazioni. Grazie. Buongiorno, ringrazio il Presidente del Microcredito Nazionale Mario Baccini e tutta la struttura, direttore, vice direttore del Microcredito. Noi abbiamo aderito anche in un primo momento e poi siamo stati anche promotori di questa iniziativa perché riteniamo che questo sia un approccio positivo, forse l'unico approccio che oggi possiamo dare ad una politica di crescita del territorio, soprattutto nelle regioni del sud Italia. Come città di Cosenza abbiamo promosso moltissime iniziative culturali, ma non solo. La nostra amministrazione è sempre stata legata a questo tema della fabbrica creativa della città. Riteniamo che l'Italia sia un grande paese, ma lo è soprattutto quando esprime questa forza creativa, che diventa anche capacità di innovazione, quindi di crescita del territorio incentrata su alcuni temi. Siamo stati premiati nel 2015 come città innovativa nel campo della produzione culturale con l'iniziativa dei Box Art, che sono delle residenze degli artisti, costruite, diciamo, con piccole casette ecologiche, sostenibili, sul fiume, che ospitano ogni anno diversi artisti contemporanei. Siamo arrivati a circa 600 artisti contemporanei che vengono a Cosenza in residenza, rimangono più o meno un mese e lasciano alla città un'opera d'arte.
abbiamo realizzato un museo di arte contemporanea collegato a queste residenze e facciamo non solo delle mostre temporanee, ma poi abbiamo anche delle mostre collettive. E abbiamo visto che questo produce una ricchezza per il territorio. In quella parte di città che era prima abbandonata, dove lavoravano per esempio le cooperative sociali, per la maggior parte delle quali sono inserite le persone svantaggiate o ex detenuti, ho visto che con gli anni queste persone che sono venute in contatto con gli artisti hanno sviluppato una sensibilità e anche si sono trasformati, quasi secondo me, anche migliorando insomma anche la loro vita e il loro approccio a questi temi. Quindi noi abbiamo puntato moltissimo anche sulla rigenerazione attraverso opere di qualità di architettura. Abbiamo realizzato un ponte progettato dall'architetto Calatrava, un planetario che è il planetario più importante da un punto di vista della tecnologia, ma anche una grande opera di architettura nella città. Abbiamo realizzato 15 piazze. Abbiamo pensato alla città come un luogo per lo stare insieme, perché poi le persone in realtà, e questo è anche il tema culturale, cioè in effetti l'effimero che spesso è stato dimenticato nelle politiche di coesione, diciamo, delle nostre città, è un elemento importante invece, perché tiene le persone insieme. Le persone vivono nelle città perché vogliono stare insieme. Oggi le città devono essere sempre più accoglienti, più attrattive, e diventano per questo anche più competitive, perché non solo si realizzano le opere che devono essere opere di qualità, ma voglio dire ci deve essere anche una vita all'aperto, quindi queste città possono diventare grandi scenari e teatri di eventi culturali all'aperto e di intrattenimento. Questo è anche il modo di creare nuove opportunità, nuove occupazioni. Penso ai giovani, moltissimi, da quello che vedo, ormai sono 8 anni che faccio il sindaco, si rivolgono a me perché hanno delle attività e vogliono intraprendere attività culturali e creative. Si occupano di tutte queste che sono oggi le categorie di attività che ha elencato prima il Presidente Baccini, e anche in questo ci può essere una grande opportunità nelle politiche territoriali di offrire a queste persone la possibilità di un approccio diverso. Ecco perché ho sposato in pieno e ringrazio per questa sensibilità veramente importante l'ente del microcredito nazionale, che nelle sue politiche ha incentrato, diciamo così, l'obiettivo di sostenere la microimpresa culturale e creativa. L'Italia, ripeto, in tutte queste attività è sempre stata leader nel mondo, e lì abbiamo conosciuto la ricchezza dei nostri comuni, delle nostre città. Ricordo che su 8.000 comuni 6.000 hanno un centro storico, e l'Italia possiede il 70% di risorse culturali nel mondo, quindi anche nel campo del design, tutti i prodotti di eccellenza italiana, anche quelli dell'industria, anche quelli che riguardano la tecnologia, hanno alla base un ragionamento e una sensibilità sulla raffinatezza, che ha posto sempre l'Italia nei primi posti nel mondo. Oggi forse è venuta a mancare questa attenzione, l'ho visto anche nella crescita delle città, cioè abbiamo trascurato questa essenzialità. In effetti questo è l'essenza del bello, è questo. Oggi è difficile per un sindaco parlare di bello, però nel passato, anche nel Rinascimento, quando si costruiva la città di Firenze, gli stessi cittadini partecipavano alla bellezza della città, realizzando le facciate dei loro edifici con una capacità, diciamo, no? Con una culturale che era notevole. Oggi quelle città sono ricche, hanno prodotto ricchezza anche, forse eccessivamente, nel caso di Firenze, perché è diventato un museo quasi all'aperto, non dico come Venezia. Qui le città che hanno puntato, ecco, a riqualificare e a rigenerare il tessuto urbano attraverso questi criteri sono città oggi più ricche. Le città negli anni 70 che hanno mutuato quei criteri, anche non legati a questi concetti, hanno prodotto, come purtroppo è avvenuto moltissimo in Italia, quartieri popolari che oggi sono, per esempio, dove ci sono i problemi più gravi di emarginazione sociale, di insicurezza sociale, dove troviamo, io ho visitato continuamente, per la verità volevo portare l'altro giorno, noi facciamo una grande rassegna adesso di artisti contemporanei per i giovani, e avevo pensato, come ho fatto altre volte, di portare
anche un artista contemporaneo molto importante in uno dei quartieri più popolari della città, realizzato diciamo, con questi criteri, con edifici identici, ripetuti, dove c'è questa grande emarginazione sociale, dove non riesco neanche a far fare la raccolta differenziata, perché molte comunità rom che sono in questi quartieri si rifiutano, diciamo, nonostante il nostro... Però mi sono reso conto che erano anche quegli interventi spot che non riuscivano a modificare questa idea che purtroppo è stata portata avanti negli anni 70, perché non bastano operazioni di facciata, lì bisogna pensare a progetti di riabilitazione urbana e di ricostruzione, portando pezzi di qualità della città e mettendo queste persone insieme ad altre persone. Quindi anche questa idea di soddisfare i bisogni delle persone, per chi voleva la casa, si costruivano i quartieri popolari, e queste persone, cioè i sociali meno abbienti, addirittura a Cosenza c'è un quartiere che è tutto, dove ci sono tutti i rom, adesso è un quartiere a più alto tasso di criminalità e anche di qualità, diciamo, della criminalità. Abbiamo pensato di costruire, di soddisfare per esempio il diritto alla sanità, abbiamo creato gli ospedali scatole. Cioè, io penso che questi diritti, bisogna assolutamente soddisfarli, ma quando questi diritti diventano opere d'arte, perché nella mia attività di sindaco io ho fatto delle liste che erano Cosenza opera d'arte, Cosenza fabbrica creativa, Cosenza, perché e quando si trasformano questi diritti in opera d'arte, e questo risponde a delle esigenze che sono quelle principali, diciamo, delle persone, che sono esigenze non solo di soddisfare i bisogni primari e prioritari, che sembrano bisogni prioritari, che però poi non vengono risolti se non si pensa a questi criteri, a queste attività creative e culturali. Quindi io penso che l'Italia debba ritornare a questo. Noi a Cosenza ci abbiamo provato, abbiamo fatto moltissime attività di rigenerazione urbana, abbiamo speso molte risorse valorizzandole, io credo che noi abbiamo queste risorse importanti in Italia. Non bisogna guardare a queste risorse come se fossero delle cose vecchie, come se fosse una casetta di attrezzi inutilizzata. Bisogna guardare a queste risorse con un approccio creativo. Ecco perché, voglio dire, cioè, con un orientamento di crescita creativa. Cioè, qualunque cosa che si fa, si può fare in modo creativo. Cioè, anche quando si fa una struttura che riguarda diritti delle persone, quella struttura può soddisfare quei bisogni, quei diritti in un modo creativo, e in quel modo risponde a tanti altri punti di vista. Quindi noi siamo assolutamente grati al microcredito nazionale, perché stiamo portando avanti queste politiche, e questa idea di finanziare anche i giovani e delle imprese che magari hanno difficoltà ad accedere al credito, perché invece vogliono dare moltissimo. C'è gente che è appassionata di queste attività culturali e creative, però non riesce a trovare il modo di svilupparle e di rispondere a delle esigenze che invece sono importanti per il territorio. Bisogna crederci, perché lavorando in questo modo si migliora la qualità della vita dei cittadini, migliorano le aspettative, migliora anche la competitività rispetto ad attività importanti, quali per esempio il turismo, che possono implementarsi e dare maggiore possibilità di occupazione e di sviluppo per il territorio. Grazie. Avvocato Graziano, segretario generale del microcredito. Grazie, grazie Presidente, grazie signor Sindaco. Il primo forum europeo dell'impresa culturale e creativa rappresenta una grande sfida. Un paese come il nostro, che dovrebbe vivere, ma vivere bene, solo di cultura, turismo, enogastronomia e, diciamo, ricettività, in effetti ancora può e deve fare molto sul tema. I dati che prima ci dava il Presidente Baccini, il 6% del PIL viene creato dal sistema culturale e creativo del Paese, che diventano 90 miliardi con l'indotto. Ora, 90 miliardi, rapportandolo al 6%, parliamo spannometrico di poco meno del 20% del PIL italiano, che deriva dalla cultura, dalla ricettività, dal turismo e dall'indotto. Ora, nel programma di questo importante evento, la prima tavola rotonda avrà ad oggetto proprio impresa culturale e creativa, opportunità per uno sviluppo economico. Quindi sì, la cultura, sì, la creatività, ma anche vista come opportunità di sviluppo economico, oltre che come bellezza e come valore per loro stesse.
La seconda tavola rotonda, quella di sabato alle 13, avrà come tema strumenti finanziari a supporto dello sviluppo dell'impresa culturale e creativa. Quindi il tema sarà non una pur importante, diciamo, riflessione culturale, ma una riflessione che collega l'economia a quello che è la cultura, la creatività e in fondo il bello e l'effimero che diventa sostanza, specialmente in un magnifico paese come il nostro. Confidiamo che i nostri ospiti saranno in gran parte presenti, avremo credo i rappresentanti più significativi delle organizzazioni comunitarie, europee, ABI, ministeri, Sapienza, insomma abbiamo veramente un parterre importante. Ci auguriamo che questo sia il primo forum di una lunga serie per il successo che tutti gli auguriamo. Grazie. Grazie, ci sono domande? Bene. Se non ci sono domande ci diamo appuntamento al 14, 15 e 16 a Cosenza per il primo forum sull'impresa culturale. Grazie.